Un venditore di biglietti vende 42 biglietti per uno spettacolo. I biglietti costano 29 dollari ciascuno. Usa l'arrotondamento per stimare i dollari totali guadagnati dalla vendita dei biglietti. Ora, se volessimo sapere il numero esatto, potremmo dire 42 per 29, potremmo calcolare la moltiplicazione, ma essenzialmente vogliono che siamo in grado di farlo a mente, vogliono che prima arrotondiamo i numeri e poi moltiplichiamo. Quindi, se vogliamo arrotondare, e sul serio, qui abbiamo solo due posti, quindi se vogliamo arrotondare, arrotondiamo alla decina perché è la cosa più vicina che abbiamo, no? Quindi, se arrotondiamo 42 alla decina più vicina, l'abbiamo fatto un sacco di volte, no? Il 2 sta nel posto dell'unità ed è minore di 5, quindi arrotondiamo per difetto e la decina più vicina è 40, arrotondiamo per difetto a 40. 29, se lo arrotondiamo alla decina più vicina, il 9 che sta sul posto delle unità è maggiore o quantomeno è maggiore o uguale a 5 e quindi arrotondiamo per eccesso e quindi la decina più vicina è 30. Un altro modo in cui ci potresti pensare è dire semplicemente: beh, sai, 42 sta piuttosto vicino al 40 e 29 sta piuttosto vicino al 30 e sono letteralmente i multipli di 10 più vicini che mi possono venire in mente. E adesso possiamo fare la moltiplicazione, quindi di nuovo possiamo usare, potresti chiamarlo un trucco, ma insomma spero che tu capisca perché funziona. Ma 30 per 40 dici semplicemente: beh, questo qui è come dire 3 per 4, però alla fine ci aggiungi due zeri. E 30 per 40 è come dire 3 per 4 con due zeri. E quindi facciamolo, perciò hai 4 per 3 che fa 12, e questo lo sappiamo, e poi hai questi due zeri, e quindi mettiamo questo 0 qui e poi mettiamo quello 0 blu. Mettiamolo qui. E quindi ci saranno più o meno 1200 dollari di entrate dalla vendita dei nostri biglietti. E questa è la nostra stima.